Buonasera, siamo qui con Yadi Cicco, senior. Ci tiene a sottolineare senior. Visto che mio fratello non ha ancora vinto in questo torneo, il migliore in campo. Questo quindi lo dedichiamo a lui direttamente. Esatto. A Frodo, sì. Ecco. Allora, Yadi Cicco migliore in campo nella partita tra San Margaret e Martorelli Wind, terminata 2-1 per i Martorelli, però da sottolineare il fatto che i San Margaret non hanno accettato due gol di vantaggio causa ritardo dei Martorelli. Lo sapete, noi siamo fatti così. Sì, siete leali e naturalmente anche giusti. Allora, Yadi Cicco, migliore in campo perché nonostante la sconfitta? Migliore in campo perché nonostante la sconfitta e la papera del secondo gol non ne ho levati altri sei. Purtroppo la mia squadra non ne ha approfittato, abbiamo creato quello che abbiamo potuto. Purtroppo mancava anche il nostro attaccante Franco Bomber, ti ricorderai, le scorse giornate, e quindi nonostante una bella prova a Porta abbiamo perso 2-1 e questa sconfitta mi sa che ci condanna a non passare il turno. Addirittura? Sì, a meno che non ci siano clamorose esclusioni o ripescaggi dell'ultimo minuto, però vabbè, una soddisfazione personale, purtroppo un lutto per la squadra. Va bene, senti, dici, questa è stata, se non sbaglio, la seconda presenza. La seconda presenza della mia travagliata stagione calcistica. Anche perché tu parti come difensore, se non sbaglio. Io sono difensore, però visto il nome che porto ho deciso di giocare anche a porta. Hai fatto bene. Per portare sempre avanti il nome Yadi Cicco in questo torneo, anche nella categoria portieri. Va bene, allora ringraziamo Yadi Cicco, ringraziamo San Margaret, i Martorelli. Tutti. Auguri di buon anno, buone feste passate, buona Pasqua quando sarà. Va bene, allora ciao Yadi Cicco. Ciao Giulia.